Eccoci qua amici, riprendiamo con la seconda parte del faro questa volta per arrivare in fondo dal boss. Bene. Sono già, vedo un sacco di vie possibili. Meglio non cadere di sotto innanzitutto. Ok, andiamo a prendere la spina. Solo che adesso mi devo buttare di sotto. E ci sono qua come minimo due nemici, ho visto. Ok, dorme. Bene, quindi uno l'abbiamo già recuperato. Così facile. Eh sì. Tira. Ah no 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 no, che tira, scusa. È già attivo, basta. Ok, andiamo giù. Lì è chiuso. Ah. Ok. Ci serve la spina. Oh yeah. Ok, mettiamo a posto dopo, eh. Attendi. Voilà. Oh yeah. Gradito. Più di strade. Allora, questi si attivano così. Perfetto. Da dove posso salire però? Mi sembra un po' troppo in alto. Ah ok, si spostano solo ed esclusivamente se li colpisco. Quindi non fanno avanti e indietro come gli altri. Teniamoli così. Non lo so se andranno bene. Nemici. Questa volta mi tocca. Vi tocca. Troppo presto. Oh, troppo tardi. Preso in pieno tutte e due. A volte a voler strafare si finisce per perdere la concentrazione e succede poi quello che è successo. Vabbè. Ok, va bene. Ci sto. Credo che questa possa anche essere una buona zona per farmare exp e anche moneta. E che fai? Ti privi di questo combattimento là dietro? Ho visto che c'era un bel cubettino da colpire. Boom. Ok, bene. Stavolta t'ho preso. Anche questa. Bisogna calcolare bene perché il martello, lo ripeto, non è istantaneo. Quindi è un po' strano come timing. Ma è giusto perché in realtà il martello è pesante. Quindi ci mettono un pochettino a alzarlo e a colpire. Quindi nulla da dire a riguardo. Semplicemente bisogna allenarsi. Agito in modo diverso dal solito. In genere si fermava lì davanti. Ok. D'ora in poi quando fanno quella carica lì, sempre meglio colpirli. Tentare di colpirli. Anche se non si beccano, almeno si spaventano e tornano indietro. E non lo sapevo io. Che caricavano anche da tipo addormentati. Allora. Il super fungo è utile, ma quello magari ce lo teniamo per il combattimento. One up. Buono. Porta e questo.
Ok. C'è un altro piano qua. Avviso alle truppe di Skonnet. Niente cena per chi usa le pedane senza il supporto di un commilitone. Allora, se facciamo così, queste si infilano lì. Probabilmente devo mandare Luigi, esatto. Poi dopo lui non so come farà a raggiungermi, ma... Ah, non lo colpisce? Ah, infatti mi sembrava strano. Perché non lo colpisce e rimane lì fermo come uno stoccafisso? Oh, intanto guardiamo se c'è qualcosa qua. Ah, Y! Ok, scusate. Avevo perso di vista... il focus. Credevo facesse da solo. Invece no. Devo dargli il comando in questo caso. Vai. Ok. E mo? Ah beh. Oh, nulla. Ok. Era una cosa nuova, quindi non ci ho arrivato subito. Ma che cosa ti butti contro di lui? Butti verso di lui. Non abbiamo ancora avvistato l'altro spinotto. Da qualche parte sarà. Oh. Da qui si vede la seconda spina. Sì. Bene, abbiamo fatto un bel giretto, sì. Ok, quello va giù. Qua dobbiamo di nuovo rifare il giochetto di prima. Primo controllo di sotto però. Non c'è niente. Oh, sbagliato. Vai. Y. Allora, posso anche andare là sopra, però... Oh, prima vado di qua. Ah beh, questo è solo per prendere le monete, mi sa, eh. Ok, ho preso le monete. Forse, non so se mi toglie vita... Non mi era mai capitato di vedere questa roba qua, però pazienza. Gli faccio il giro. Vai. Forse posso passare anche direttamente di là così. Sì. E anche più veloce. Ok. Inutile qui? Sì, qui... Ah no, ok, per salire qui forse. Vai. Ok. Giù spero di non aver lasciato nulla, ma non credo. Avviso alle truppe di Skonnet. Il nostro unico scopo è eseguire gli ordini di Skonnet. Chi non lo fa non avrà la merenda. Quando è troppo, niente colazione, niente pranzo, niente cena. E ora ci tolgono pure la merenda, era l'unica gioia che mi restava. Ora basta, mi licenzio. Truppe scontente. Ne potremmo approfittare. Ok, qui abbiamo il nostro bottino. Spina. Ci ricongiungiamo col nostro fratellone. Aspetta, ho visto roba.
Era da un po' che non ne trovavo uno. Ah, adesso... Perfetto, abbiamo tutte e due le spine a disposizione. Quello era il passaggio bloccato. E direi che siamo pronti, eh. Ci siamo quasi. Oh, yeah. Allora, là vedo i cubetti, quindi non sto ad utilizzare gli oggetti. Complimenti, signor Mario e signor Luigi. Ora si può passare. Andiamo. Evviva! Allora, proseguiamo. Può anche darsi che ancora non sia giunta la fiamma. Penso di sì, dai. C'è il cancello con la faccia del mostro. Ok, sì. È raggiungibile qua. Vita. Chiaro, che bello. E salviamo. Ok, bene. Ci siamo. L'avevamo già visto, sì. Molto bene, inghiotti quei lumi neri. Così! Non è lui che parla, giusto? Sembra di no. Oh, quello viola sì, anche lui l'avevamo visto. Intanto la carica negativa continua a crescere. Scarlet sarà molto felice del nostro operato, tutto procede secondo i suoi piani. Bene, continua a trangugiare quei lumi neri. Chi va là? Siamo noi medesimi. Voi dovete far parte di quella famigerata resistenza di cui mi ha parlato Volter. E questi chi sono, Ink? Vi piacerebbe saperlo? Beh, certo che ci piacerebbe. Allora, chi siete? E soprattutto, cosa state combinando al faro? Non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno, men che meno a voi. Spargiamo, ho letto qualcosa di simile, ok. Piuttosto, so io cosa vi meritate. Omnivor, intrattieni questi stolti, ora che hai assorbito l'energia dei lumineri. Noi abbiamo cose ben più elettrizzanti di cui occuparci. Immagino. Quindi ok, non affronteremo quello lì viola, io pensavo di sì. Però, no. Loro tre saranno probabilmente dei boss più avanzati, eh. E ora noi due. Oh. Vabbè. Ok, si parte subito così con un attacco quasi impossibile da prevedere. Ma andiamo, direi di iniziare con attacchi fratelli. O meglio, con l'attacco fratello, adesso ne abbiamo uno, attacco guscio. No, però vorrei abbassargli la difesa prima. Allora, andiamo con Luigi. Mario. Dovrebbe abbassarsi, perché è il suo di martello che abbassa la difesa, sì. Perfetto. Capito adesso cosa fa? Oh. È andata bene. È andata bene. Mi sembra di aver visto che alcuni vanno in alto, alcuni in basso. Quindi per alcuni bisogna saltare, per altri no. Fortunatamente è capitato con la moneta in questo caso. Vai. Non vedo perché non spammare l'attacco guscio fino a che noi non avremo, insomma, terminato, no? I PA. Ah, vabbè. Sono attacchi molto difficili da prevedere. No, è confuso. Ho qualcosa per levare tipo la confusione? Non credo. Ah, sì? Io... Sì, lo utilizzerei. Perché non so per quanto tempo rimane confuso, ma preferisco evitare, ecco. L'ho preso. Questo è stato bello, mi è piaciuto. Purtroppo non posso... Non so per quanto tempo rimane il meno 20% di
di difesa. Cioè, per sempre, non credo però. E vabbè, però qui vado con l'attacco guscio. Sì, sì, dai. Ok. Speriamo che prima o poi Luigi avrà un'intuizione per fargli un bel po' di danno. Altrimenti così sarà molto difficile. No, ho beccato un voto non troppo positivo su un passaggio, tipo ok o qualcosa di simile. Eccolo! Lo sapevo io. Ah, è andata abbastanza bene. Eccola l'intuizione. Leave it to me. Però, tutto da solo? Che iella. No. Sembrava la cosa più facile di questo mondo, invece non l'ho beccato. Oh no. Vabbè. Credo che abbiamo sprecato un potenziale ottimo turno di danno. Ah no, ma mi sa che ok è la regola, cioè è standard, non è perché ho sbagliato. Vediamo se arriva ancora l'intuizione di Luigi. Ecco, questo non ce la faccio a schivarlo, non perché non si capisce a chi va, soprattutto. Riproviamo. Allora, con B lo lancio, però devo mirare un pelo meglio. Due miss su due. Che vergogna. Lo sapete perché? Perché mi viene spontaneo anticipare un po' in quanto, no? Essendoci un vortice, penso sempre che si raddrizzi poi dopo. Invece no, bisogna schiacciare letteralmente quando il nemico è proprio sul vortice. No, non mi viene spontaneo, non ce la faccio. Beh, continuiamo a fare danni, ma sto già sprecando troppi turni, cavolo. Non mi piace la cosa. Non mi piace per niente la cosa. Tanto lui si è arrabbiato. Cacchio, si fa a schivarlo questo, dai, è impossibile. Allora, tra un po' lo facciamo fuori, guardate, senza riuscire nemmeno una volta a buttarlo là. Ci sono buone probabilità, se non crepiamo prima, chiaramente. Oh, alleluia. Luigi è messo male con la vita, lo so. Ah, cambiamo arena proprio. Grande. Ci siamo spostati un po'. Ok. Allora. Qui mi tocca, Vai. Bene. Guscio verde. Questa volta vedremo l'attacco verde di Luigi. Oddio. Ah, è diverso. Pensavo fosse uguale. Simpatico. Però mi sembra più difficile. 33. Che schifo. Ah, ok, ok. Ok. No, pensavo magari fosse un attacco tipo più ad area e quindi ci stava. Cosa? Recupera vita? Oh cavolo. Questa la dovevo schivare, ma che cacchio. Il fatto è che è la prima volta che fa questi attacchi qui e sottolineo, è quasi impossibile secondo me schivare. Cioè non puoi sapere cosa fa. E il timing non me lo consente. Poi uso con Luigi il fungo. Ho schiacciato A invece di...
quando cade la goccia. Allora, no, facciamo così, esattamente così. Aspetta, aspetta, questo. Ci basta. Ah, addirittura. Qualche altro attacco da mostrarci? Probabilmente sì. Allora, con lui non posso più fare nulla. Esatto, cioè, non l'attacco del guscio. Prima volta che usiamo il martello qua. Ok. No, oh, troppo presto. Porca miseria. Ah, intuizione di Luigi. Devo centrare però il vortice, sennò è un casino. Sennò è un casino. Possiamo assolutamente confermare che le battaglie boss sono, non dico sbilanciate, però rispetto a tutto il resto un po' sì. Cioè, sono molto più difficili, il che ci sta, mi piace, eh. Mi piace assolutamente. Andiamo su strumenti. Non fa subire danni per un breve tempo. Utile per allenarsi a schivare gli attacchi. 20 PV a entrambi. Non è tanto, però. Almeno a entrambi. Abbiamo bisogno di vita per tutti e due, quindi. Ok. E adesso con Luigi riproviamo questo attacco qua. Vai. Quella è veramente bastarda. Comunque, ci siamo quasi, eh? Ecco, qua gli strumenti sono stati decisamente molto utili. Molto utili. Chiaro, rifacendolo adesso, che uno conosce un attimino di più gli attacchi. Ecco, questo non si capisce mai, che a volte fa due, a volte fa tre. Però si riuscirebbe di sicuro a fare, no? Una battaglia migliore, per così dire. Però l'importante è vincere. E noi adesso, a meno che io non fallisca questo attacco qui, in teoria ci porteremo a casa la vittoria, credo. Spero. Bam! Oh yeah! No. Sì! Uff. È stata dura. È stata dura. Scarpe omnivore. E saliamo. Yes. Che bello. Livello 12. Dai che tra poco arriviamo al boomerang. Il boomerang sicuramente sarà un attacco AOE. Per forza. Ad area. Benissimo. Fatta. Abbiamo messo da parte un po' di luminelli. Ah, ecco cosa servono i luminelli. Non sapete a cosa servono? Ve lo spiego subito. Potevi dircelo prima? Cioè, mi farò venire in mente un utilizzo. Ah, ok. Qualcosa ce ne faremo. Sarà andato a mettere lì allora. Per riaccendere il faro. Ma quei tre cosa stavano combinando? Già, per ora ciò che conta è salvare il faro. Wow. Perché ho l'impressione che se uno non ha preso tutti i luminelli nelle altre zone non possa tipo andare avanti? È ottenuta la nota 1, timone. Cos'è quel biglietto?
Ho notato un trio sospetto che sta racimolando un mare di lumi neri. Cosa avranno in mente? Ecco ciò che ho sentito. Quanti lumi neri ci servono? Nel dubbio facciamo ambassa. Spero che le informazioni che ho raccolto possano rivelarsi utili a qualche eroe. Firmato Timone, il testimone della storia. Sembra una notazione importante, cercherò di tenermela a mente allora. Troverete tutto nel presussidiario sotto la sezione guida impostazioni. Ok. Vediamo. Luminelli? Saliamo fino in cima al faro. Oh, ok, ok. Non si può fare niente. Allora saliamo. Ti prendo in parola. Ultimo piano. Per forza. Secondo me è molto possibile che serviranno i luminelli. E quindi se uno non ne ha presi abbastanza, tocca tornare indietro e prendere quelli restanti. Forse non li richiedono tutti, comunque sto sparando cose che non so neanche io, quindi vediamo e basta. Signor Mario, signor Luigi, da questa parte. Carichessendo. Bene, ora ripristinerò la lumilinfa perduta con il connaffiatoio. Connaffiatoio. Spero di farcela, in tutta sincerità sono un po' preoccupata. Lumilinfa. La mia maestra non c'è più e devo svolgere il mio compito di elettriniera come meglio posso. Splendi, luce del faro. Guidaci verso la rinascita dell'Elettria. Speriamo. Scusate, mi devo sospendere. Ah! Wow! Ah, forse i luminelli non servono alla fine. Adesso si apre, sboccia. Questa è la prossima corrente che ci porterà da un'altra parte. Momento One Piece qua. Un po'. Stiamo recuperando tutte le isole. E ce le trasciniamo dietro. Eccoci qua di ritorno. Bentornati! Sapete, siamo entrati nel Marcobaleno. Sono così emozionato. Marcobaleno. Ha funzionato. Sento che il signor Mario e il signor Luigi riporteranno il mondo alla normalità. Vorrei che la mia maestra fosse qui. Continuiamo ad isolare le isole. Non è il momento di fermarsi. Giusto. Signor Mario, signor Luigi, andiamo. Certo che andiamo. Prossima destinazione. Marcobaleno.
Marco Baleno. Ho un rapporto da fare. Arriviamo ora dal faro del Mar Verde. Ho dato una manciata di luminieri in pasto a Omnivore e l'ho messo a guardia della struttura. C'erano degli intrusi, ma non dovrebbero darci problemi, dici? Quegli strani tizi con i baffi. Ce la pagheranno cara. Non abbassate la guardia. Oh? Se stanno cercando di deisolare le isole, dovrò controllare di persona. Ahia, quello è il capo dei capi. Ecco il Marco Baleno. Cerchiamo la prossima isola. Oh, beh, qua si sarà aggiornato qualcosa, immagino. O forse no, forse sì. Vediamo, giusto velocemente. Compra. In realtà no. Per il momento no. Probabilmente si aggiornerà magari raggiungendo anche la prossima isola, sbloccando roba nuova. Qui invece. Allora, da lui ancora non ho comprato niente. Una cosa sì ce l'ho, però va bene. Oh, attenzione. Attenzione. Ci sono degli oggettini nuovi, però devo fare il raffronto con gli altri, perché non mi ricordo cosa danno. Ah beh, sì, già si vede da qui. Ok, perdiamo in salto e martello, ma aumenta la velocità. Di qua aumenta la difesa. Di qua aumenta i baffi, che sono discretamente inutili. Questi aumentano i PV, la velocità, ok, da valutare. Però forse preferisco una cosa un po' variegata come siamo adesso. Va bene, va bene. Ish. Ok. Allora, prossima missione, vediamo il livello che ci consigliano. Livello 13. Missioni secondarie non ne abbiamo, anche perché non le ho letteralmente prese al momento. Però è possibile che se ne saranno sbloccate altre. Bisognerebbe un po' fare perlustrazione, parlare con gente e vedere. Però al momento sembra di no, sembra non ci sia roba. Ok, allora, andiamo solamente a sbloccare la prossima isola, sempre che io ci arrivi in tempo. Muovetevi. Ok. Ed è questa. Isola del Faro. Isola del Faro. Aspetta, non può essere quella la nostra prossima. Per tutte le onde, quella è l'isola del Faro. No, sarà blindatissima. Ma perché è circondata da mura? Nell'altra isola del Faro c'erano dei sotterranei loschi. E ora questo muro, chissà cosa tramano. Anche avvicinandoci la vedo impossibile superare quelle mura. E io che speravo di evitarci complicazioni a questo giro. Perché non proviamo a scavalcare le mura? O farle esplodere, non so, non ho letto, ho spiegato troppo presto. Siamo in alto mare, che fare? Il Marco Baleno ospita parecchie isole vaganti. Forse su una di quelle isole c'è qualcuno che potrebbe aiutarci con il problema delle mura. Per ora l'unico piano sensato è continuare a cercare isole vaganti e di isolarne man mano. Magari potremmo incontrare un inventore o un ingegnere. Allora è deciso, esploriamo le correnti e teniamo d'occhio le isole vaganti. Bene, non è questa la nostra prossima destinazione, come potevate immaginare. Hai scoperto una nuova corrente. Sì, vediamo la carta nautica qua. Ma intanto possiamo dezoomare e vedere che siamo scesi. Ok. Chissà se dal di qua si potrà poi andare subito di qua oppure no. Ah, aspetta un po'. Qui questi pallini... No, non indicano nulla, no, perché sono tipo mezzi nascosti, ma non credo servano. Allora. Quindi sì, una o più missioni secondarie disponibili. Eccole là che appaiono. Allora, noi la cosa che adesso possiamo fare è attendere e andare di qua, anziché poi nemmeno attendere. Oddio, in realtà devo fare prima una cosa. Esatto, percorrere tutta questa roba qua. Bene, non si sa mai. E poi adesso sì, cliccare qua. Ok. Quindi abbiamo già sbloccato, trovato il faro. Questa volta è la prima cosa che vediamo. Gira. Bene. Isola vagante in avvicinamento. Perfetto. E questa sarà davvero la nostra prossima destinazione. Eccola qui. Isola Desola.
era quella, giusto? Perfetto. Amici, è stato un piacere. Ci vediamo nel prossimo episodio con la nuova zona. Il Marcobaleno. Ciao. Salvo.